per tutta sua vita davanti. Le immagini fluiscono. Incontra sua ragazza a 14 anni a Wiesbaden nella base americana, affascinata da Elvis Presley nel 1959. Era già famoso c'erano militari nell'esercito. Poi gradualmente loro storia unica, mentre Elvis becca re con i fan fuori dalla porta Grassland. Per strappargli i capelli lei prigioniera in una gabbia dorata che gli aspetta, tocchi ancora il matrimonio nel 1967, 9 mesi dopo nascita di Lisa. Poi crisi scelta lasciare i Men 72. È difficile guardare un film su te stesso. La tua vita. Il tuo amore. La fine del film, quando va via la cosa che mi ha eccitato più, Priscilla Presley. 78 anni. Non è in grado di restare. Lo anche The Emotion Forte. Nel gennaio di quest'anno ha dovuto dire addio a sua figlia Lisa Marie, che è morta per un'occlusione intestinale. Ha deciso accompagnare il film in corsa per il Golden Lion Priscilla di Sofia Coppola a Venezia IL. Suo libro Ricordi Elvis e me, pubblicato nel 1985. Hai fatto un bel lavoro. Hai fatto i tuoi compiti, Weia a casa ha continuato a arrabbiare. È stato molto difficile i miei genitori capire mia storia ed Elvis. C'era una grande età differenza. Ero nel primo anno superiore, l'interesse sentiva per me comprensibile. Ma io lì ascoltarlo. Disse tutto. Le sue paure. Le sue speranze. Perdita della madre che passò mai. Gli ho dato conforto anche se avevo solo 14 anni. Era un'attrazione unica. Ho mai avuto sexas, forse gente poteva pensare con lui. Gentile. Rispettava mia età. Una relazione diversa quando i militari finirono, continua a dire alla vedova Presley, mi chiamò dall'America continuamente dicendomi tutto. Sua frustrazione come attore was his dream. So si fidasse così tanto di me. Forse perché ero molto riservato. Fidavo dei miei compagni scuola, questa relazione basata su questa complicità, riservatezza, così è andato avanti. E quando i se ne sono andati, 5 anni dopo il matrimonio, lo amavo. Elvis era l'amore della mia vita, ma non potevo più condividere il suo stile di vita. Nostra figlia. Lisa, e così era. Conclude tra le lacrime. Un anno dopo Elvis di Baz Luhrmann a Cannes con Austin Butler e Tom Hanks manager colonnello. Ancora Elvis al cinema, ma vista da Priscilla nel film omonimo di Coppola, interpretato da due attori molto giovani scelti per freschezza, per la frescita. Sensibilità, dice il regista. Più che per somiglianza l'American Kylie Spaeni e l'australiano Jacob Elordi, che avevano la luce verde dal SAG AFTRA in sciopero come produzione indipendente. Le immagini appartamenti con zootropo americano The American Zootropo of the Coppola sono i produttori Priscilla che nel ripercorrere la storia della coppia mettono in scena quegli anni. Quei vestiti con una colonna sonora che si ferma dal rock and roll of the pelvis oscillare tra il Venere Frankie Avalon e il toccante Ti amerò sempre perdono. Poi ricostruisce Grassland e in parte Las Vegas Los Angeles. Tralasciando tutto l'aspetto pubblico Elvis, concentrare la onderazione tra i due visti da lei. Una.